Buongiorno e benvenuti a questa nuova edizione di TG Labium Digital News. In apertura la crisi in Rai. Dopo lo sciopero indetto dal sindacato Usigrai dello scorso 27 giugno, i giornalisti del servizio pubblico hanno protestato su un gruppo Facebook. La risposta del presidente Rai, Monica Maggioni, non si è fatta attendere. Azzurra Di Giovanni. Un'offerta informativa ridotta e troppi professionisti esterni. Sono queste le lamentele mosse dai giornalisti Rai al piano aziendale. I redattori hanno deciso di ritirare le firme dei propri servizi per sottolineare come tutto ciò che sta succedendo nella TV di Stato avvenga senza il loro benestare. Immediata è stata la risposta di Monica Maggioni, presidente Rai, che ha cercato di eliminare i malumori all'interno dell'azienda, sottolineando che non ci sarà meno informazione, ma sarà solo più differenziata. I dipendenti del servizio pubblico, però, lamentano la riproposizione dei soliti vecchi schemi, come le chiamate dirette ai giornalisti esterni. È questo il boccone amaro che molti redattori non riescono più a mandare giù. E se il codice etico vieta ai dipendenti di parlare pubblicamente dell'azienda, attraverso un gruppo chiuso e segreto di Facebook sono riusciti ad aggirare il problema sfogando tutta la loro frustrazione. Molti degli iscritti criticano Daria Bignardi, direttrice di Rai 3, per la sua scelta di affidare a Gianluca Semprini, giornalista di Sky, il talk show che sostituirà Ballarò. Alla giustificazione data dalla direttrice, che ha affermato di non aver trovato le giuste risorse all'interno dell'azienda, Usigrai ha risposto raccogliendo i curriculum dei dipendenti interni per consegnargli direttamente i vertici. I giornalisti più desiderosi di mostrare le loro qualità credono che questa possa essere una soluzione, perché, fanno notare, di Giovanni Floris sparsi nelle sedi di tutta Italia ce ne sono una centinaia. Appuntamento in rete per i Brexit delusi. Per alleviare i dolori dei giovani britannici è nata un'app, Reminder, che promette di consolare i cuori infranti e far incontrare i giovani britannici delusi dall'esito del voto. Ce ne parla Claudio Rinaldi. In principio c'era l'app per donne che cercano altre donne, poi arrivò quella per soli uomini e quella dedicata alle persone di fede ebraica. Oggi finalmente arriva l'app di dating che permetterà ai delusi della Brexit di incontrarsi. Così è nata Reminder, a lanciarla due lettori qualsiasi, come si sono definiti sul sito internet ufficiale, pronti a cogliere l'opportunità di un momento storico. Abbiamo pensato a quest'app, hanno dichiarato, perché ci siamo accorti che tutti quelli che avevano votato per rimanere dopo il voto erano molto depressi. E dunque, qual è il modo migliore per consolarsi se non uscire, bere un drink e conoscere una bella ragazza o un bel ragazzo che la pensa come te? Almeno sull'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea si eviteranno litigi. L'app Reminder è al momento in fase di studio, ma i due inventori promettono che presto sarà sul mercato. La campagna di crowdfunding per raccogliere le risorse necessarie ha riscosso infatti un gran successo. Chissà se tra gli utenti si nasconderà anche chi ha votato Leave e solo dopo ha cercato su Google cosa fosse l'Unione Europea. Cosa hanno in comune videogiochi, oggetti 3D nativi digitali e tecnologia smart che ci semplifica la vita? Sicuramente è un grande ventaglio di opportunità. E questo è il tema della Class Digital Experience Week di Scena a Milano. Francesca Romana Genoviva è andata a vedere di cosa si tratta. Dalle protesi per uso medico ai tacchi scultura personalizzati, passando per le lampade che riproducono le forme naturali e ancora vestiti interattivi e serre controllate a distanza con lo smartphone. Sono solo alcuni dei prodotti realizzati da giovani creativi italiani in mostra a Palazzo dei Giureconsulti. Fino al 3 luglio Milano ospita la Class Digital Experience Week, settimana dedicata all'innovazione digitale. Al piano inferiore del centro congressi c'è la mostra Life Augmented. I microchip prodotti dall'azienda ST consentono di controllare la casa a distanza e rendono le città smart grazie ai sensori di pressione e temperatura. Al piano superiore c'è la Digital Native Object. Dai videogiochi agli alimenti stampati in 3D, l'esposizione mostra come, con una tecnologia relativamente low cost, come le stampanti tridimensionali, sia possibile realizzare moltissimi oggetti di uso quotidiano. Ad organizzarla l'architetto Italo Rota, che commenta: uno dei problemi, chiamiamoli così, dell'avventura e l'affermazione dell'intelligenza artificiale è che nei prossimi anni moltissimi lavori che noi conosciamo spariranno, però in cambio si possono creare moltissimi nuovi lavori, ma soprattutto nuove imprese. La stampante 3D è un oggetto domestico, chiunque può costruirla e questo è un passaggio culturale, tecnologico e sociale profondo. Sono tutte attività che possiamo fare nel nostro garage e se abbiamo una buona idea può scattare una nuova impresa.
Non ha la toga, eppure fa bella figura con i giudici. Non è laureato in legge, ma ha una percentuale di successo nelle cause del 64%. Si chiama Do Not Pay ed è il software programmato da un 19enne londinese che offre assistenza legale agli automobilisti multati. Basta rispondere a qualche domanda e il bot decide se sia il caso o meno di presentare ricorso, compilando i moduli al posto nostro. Questo avvocato virtuale ha sottratto alle casse del Comune di Londra circa 2,4 milioni di euro, vincendo un gran numero di cause solo nello scorso dicembre. WhatsApp, Messenger e Telegram finiscono nel mirino dell'Agicom. Il garante delle comunicazioni propone di tassare tutte le applicazioni di messaggistica che usano le infrastrutture di rete sul territorio nazionale. Secondo un'indagine dell'Agicom, queste applicazioni usufruiscono gratuitamente delle reti internet costruite dalle società di telecomunicazioni per i loro servizi, non rispettando la normativa italiana sulla protezione dei dati personali. Da qui la proposta di imporre agli sviluppatori delle app un vero e proprio pedaggio. Avviato dal MIBACT, uno studio che classifica i musei in base al gradimento sui social. Da oggi 20 musei autonomi possono sapere cosa pensano di loro il web e i social network. Salvatore Drago. Musei più social network. Un binomio perfetto che potrebbe rivelarsi di successo per l'Italia e il suo ricchissimo patrimonio culturale. I musei pubblici italiani sono infatti sempre più social. È quanto emerso da un'indagine condotta dal MIBACT, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. Lo studio ha analizzato attività ed eventi, spazi, servizi, ristorazione, accessibilità e costi dei 20 musei autonomi che hanno deciso di fare rete anche attraverso l'uso di internet e dei social media. In vetta alla classifica dei musei digital più graditi c'è la Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma, seguita dal Museo Nazionale Archeologico di Taranto e dalla Galleria Nazionale delle Marche. Una crescita che si può spiegare grazie anche ai canali monitorati di TripAdvisor, Facebook, Google+, e Foursquare, sui quali c'è stato un incremento dei contenuti pubblicati dagli utenti per raccontare la loro visita pari al 240%. Numeri confermati anche dai post sui social network degli account ufficiali dei musei. Dai 2.809 del primo semestre del 2015 ai 7.165 del 2016. Mancano solo poche ore al fischio d'inizio di Germania-Italia, gli uomini sono già pronti davanti alle TV. E le donne? Dall'inizio di Euro 2016, il sito di appuntamenti per infedeli Gliden.com ha registrato un boom di accessi femminili proprio nei 90 minuti fatidici. Ma chi sono le donne più fedifraghe? Ce lo racconta Daniele Fiori. Perché, perché la domenica mi lasci sempre sola per andare a vedere la partita di pallone. Un filo lungo più di mezzo secolo collega Rita Pavone che canta la partita di pallone con gli europei di Francia 2016, un eterno rapporto di odio e amore tra le donne italiane e il pallone nazionale. Gliden.com, il sito di incontri extraconiugali più usato d'Europa, ha registrato infatti un picco di iscrizioni femminili dall'inizio di Euro 2016 e oltre 13.400 donne italiane connesse ogni giorno. Insomma, se i mariti si esaltano per le vittorie degli azzurri di Conte, le donne intanto si divertono con i loro amanti. Secondo il sondaggio lanciato da Gliden, il 30% delle italiane approfitta delle partite per trascorrere qualche ora in compagnia del proprio amante, usando la classica scusa di una serata tra amiche, mentre quasi 8 donne su 10 sfrutta la distrazione del compagno per fare nuove conoscenze. Gliden ha voluto quindi lanciare il suo personale campionato europeo dell'infedeltà. Le più libertine risultano le tedesche, con un tasso di tradimento del 43%. Le italiane occupano il secondo posto, con il 34%. La prossima sfida sul campo sarà proprio Italia-Germania, e allora per una volta anche le donne, in compagnia dell'amante, daranno un occhio alla partita. Chi vince avrà una serata libera in più. Blackout in diretta TV e la puntata prosegue con uno smartphone. È quello che è successo durante la trasmissione On n'est pas couché, popolare programma del canale francese France 2, in onda il sabato sera. Un guasto ha causato l'interruzione dell'alimentazione delle telecamere, ma il conduttore Laurent Roquet non si è perso d'animo improvvisandosi cameraman e registrando la fine del programma con il proprio cellulare e il proprio tablet. Il risultato non ha deluso. Gli ultimi curiosi minuti della puntata hanno registrato infatti il picco di ascolti dell'intero prime time televisivo. Però
Provare un tatuaggio prima di farlo, da oggi è possibile grazie a un team ucraino che ha lavorato un anno e mezzo per sviluppare Encounter. L'applicazione è in grado di mostrare in anteprima il tatuaggio simulando qualsiasi disegno sulla propria pelle. Per funzionare, Encounter richiede soltanto l'uso di penna e smartphone. L'app permette sia di scegliere il disegno in una vasta selezione realizzata da 6 artisti, sia di acquisire, grazie a una foto, le proprie creazioni su carta. L'applicazione è gratuita e disponibile al momento solo per iOS. Apple dice no ai cellulari durante i concerti. La licenza per la commercializzazione di un software che inibisca gli apparecchi elettronici, chiesta dall'azienda nel 2011, è finalmente arrivata. Si tratta di un piccolo sensore a raggi infrarossi posto nelle vicinanze del palco e capace di bloccare le riprese fatte dagli spettatori. Questa tecnologia permetterebbe di aggirare i problemi di copyright e contratti di licenza. La nuova invenzione di Apple è una limitazione alle libertà, è stata l'immediata risposta della comunità dei social network. Lo Shazam delle immagini satellitari è finalmente realtà. Si chiama Terra Pattern ed è un software gratuito basato sul più celebre Google Maps. Una volta individuata l'immagine satellitare preferita, il programma suggerisce tutte le figure analoghe per forma, dimensione e colore. Selezionando un'autorimessa di autobus, per esempio, il software indicherà le altre autorimesse presenti nello stesso municipio. Il programma consente di trovare i luoghi anche quando non si conoscono le coordinate. Al momento è disponibile solo per 7 città. Le aree in cui si è votato per la Brexit sono le stesse in cui nel 1992 si erano verificati casi di mucca pazza. State tranquilli, è solo l'ennesima bufala del web. Vediamo di che cosa si tratta nella rubrica Fake a cura di Omar Bellicini. Da un lato le aree del sì alla Brexit, dall'altro quello della diffusione dell'encefalite spongiforme bovina. Una corrispondenza quasi perfetta. Se l'addio del Regno Unito all'Unione Europea fosse stato determinato da un morbo, noto alle cronache degli anni 90 con l'appellativo di mucca pazza, è uno scenario inquietante, di cui si è cominciato a discutere in rete fin dal 24 giugno, il giorno successivo al referendum. Ma è solo una bufala, l'ennesima nata sul World Wide Web. Naturalmente, non esiste alcuna correlazione fra la pur discutibile scelta dei britannici di abbandonare l'Unione e la malattia neurodegenerativa, identificata per la prima volta nel 1986 in un allevamento dell'Hampshire. La doppia mappa che dimostrerebbe il nesso fra i due fenomeni non è altro che uno scherzo, la stessa immagine colorata in maniera diversa. Possiamo dunque tornare a fare sogni tranquilli. Non esiste una sindrome che induca gli elettori a votare in un modo o in un altro. L'unico rischio per la corretta informazione per il continente europeo è la sorprendente credulità di molti internauti. Con questo è tutto, grazie per averci seguiti, appuntamento alla prossima edizione di TG Labulm Digital News.